Buongiorno ragazze, come state? Ci sono tanti cambiamenti qui a casa, come potete vedere è arrivato il mobile famoso, ma non vi parlerò di questo adesso perché dopo farò un video a riguardo. E niente, sono le 6:30, noi siamo appena tornati da una... Cosa è successo? Noi siamo appena tornati da una camminata dopo tantissimi mesi che non faccio nulla di esercizi fisico, di esercizi fisici, non lo so. Come potrete vedere, abbiamo cambiato anche un po' questa parete qui. Questa parete è quella lì dei quadri. Come vedrete, non c'è neanche più il tavolo perché l'abbiamo venduto. Il divano, come vi ho detto, anche questo andrà via. Sono andata anche a comprare delle cosine a un negozio cinese, praticamente, giusto per cambiare, ma non ce ne frega niente, anche perché mascherine, guanti, gel, mille cose. Comunque, allora vi faccio vedere brevemente perché tra poco è il mio compleanno. Non vi spacchetto, non vi faccio vedere cosa c'ho qua per il mio compleanno, ma volevo solo farvi vedere una cosa interessantissima per il frigorifero, visto che ce li ho qui davanti e mi è venuto in mente. Allora, io sono andata apposta per comprare queste cose qua, visto che altrove non si trova. Io non l'ho mai trovato né al supermercati, né in altri posti, e lo trovo solo lì perché una volta l'avevo comprato ed è un assorbicativi odori. E ragazzi, veramente è pazzesco. È l'unica cosa che io riesco a mettere nel frigorifero e non sentire l'odore di qualsiasi cosa. Dura 3 mesi ed è ottimo veramente. Infatti ne ho presi 3 perché tra le altre cose costavano pochissimo. 90 centesimi, amore. C'è qui lo scontrino, adesso controllo. 99 centesimi. Quindi ne ho presi 3 e volevo farvi vedere, appunto, se vi interessa potete andare a cercarli. Adesso il nome del negozio si chiama Wish Shop Store. Sì. Si chiama così, non so se riesco a farvi vedere, si chiama così. E niente, vediamo cosa cucinare, non ho idea. Non so cosa cucinare, ragazzi. Oggi non ho fatto niente in casa perché tra le altre cose siamo stati in giro un po' e ho di là un macello di vestiti da sistemare. Vi faccio vedere perché io so che a voi piace un sacco vedere queste cose qui e quindi vi faccio vedere. Sono andata a Lidl in settimana. Arrivando lì ho trovato queste scatole. Adesso le vedrete montate perché le ho montate io. Super facile. E anche dietro a me ci sono altre scatole che sono cose che andranno giù. 6 scatole, aia, 6 scatole proprio carinissime. E sono 6 scatole e ho pagato 5,90 euro, una roba del genere. E niente, voglio sistemare un po' i miei vestiti perché se io apro questo armadio qui mi cade la roba in testa, è veramente vergognoso. Non lo fate perché non prendete spunti da me, questo proprio no. Cercando di organizzarmi un po' la vita. È un po' che non posto video, sto lasciando un po', sto perdendo un pochino la voglia, se devo dirvi la verità, perché comunque, cioè, io vedo che io ancora non ho capito il sistema di YouTube per il fatto che io vedo comunque tanti canali che crescono abbastanza in fretta, cioè non vedo i commenti, non vedo proprio questa crescita, quindi un po' mi scoraggia la cosa. Quindi vorrei chiedervi il favore di scrivermi qua sotto che cosa a voi piacerebbe vedere qui su questo canale, su quale argomento
volete che io parlasse, magari se sono in grado, perché non è che vado a parlare di cose che non sono in grado. E niente, vediamo un po' che cosa posso combinare, perché comunque cioè, è un po' difficile, cioè dietro a un video che vedete c'è tanto impegno, tanto, tanto lavoro, ecco. Quindi questo ti scoraggia un po'. Volevo solo farvi vedere queste cose. Poi c'ho qui una pigna di pane da lasciamo perdere, ma intanto mi concentrerò in cucina. Non so che cosa cucinare perché devo fare la spesa e non lo so, abbiamo già mangiato di tutto e di più. Trovato cosa mangiare. Scusate, ma c'è un po' di fiatone. Perché se vi ricordate, noi giù abbiamo, vi ho già detto che noi giù abbiamo la cantina. Abbiamo un po' la scorta di cibo giù. E quindi sono andata giù a cercare qualcosa e ho trovato questo couscous. Questo qua non è il couscous brasiliano. È molto facile da fare, semplice. Ci voglio 5-8 minuti di cotture e qui c'è scritto come si fa, quindi mi sbrigo altrimenti mangiamo troppo tardi. Allora, vediamo un po'. Bisogna scaldare l'acqua e io qui ho il bollitore, meno male, io amo questo bollitore, ragazze, è la cosa che più mi salva. E niente, vado a mettere l'acqua e faremo insieme la preparazione. It was all a big mistake, never meant to miss the date. I was caught up with my friends, I forgot that we had plans. So the roses on the floor and found the champagne by the door. All my favorite things, they were there except for you. You were gone. You just pick up your phone. Called you like a thousand times. You saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Sto facendo tutto a occhio. Allora lascerò qui in posa per 5-8 minuti. Non c'è bisogno di andare sul fuoco. Cuoce direttamente con l'acqua calda, quindi aspettiamo un po'. Allora, ho coperto il tutto con questa pentola. Ho appoggiato questo sotto pentola perché siccome è caldo questo piano è molto sensibile e non voglio rovinarlo. E intanto do una sistemata qui perché veramente ragazzi oggi non ho fatto niente. But you're gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like a thousand times, you saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Allora, ragazzi, sono già passati i minuti e io vado a dargli una girata. Vado a girare un po' a vedere com'è. Se magari c'è bisogno, metterò ancora altro, come si chiama? Metterò altra acqua, ma non penso che c'è bisogno. Ho dimenticato una cosa di mettere il sale, quindi sto già facendo cose sbagliate. Allora, giro. Io intanto giro. Secondo me ci ho messo troppa acqua.
È cottissimo. A casa perché è buonissimo, proprio buono buono buono, molto sfizioso. Questa ciotola ci basterà per tutti. Comunque questo è una cosa fantastica, buonissimo, molto sfiziosa, veloce da fare. Qui dentro ci ho messo soltanto quello che avevo in casa come il tono, ho usato quello naturale, poi le olive e ho messo anche la feta. Questo formaggio feta che troverete dai supermercati Lidl, vi consiglio perché è il migliore. Poi adesso metterò delle foglioline di basilico e niente, questa sarà la nostra cena e vi straconsiglio perché è veramente buona e sfiziosa. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Love it one-sided. It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete. Mind.
È tardissimo, ma volevo farvi vedere la luna che qui dal balcone di camera mia si vede ed è bellissima. E niente, volevo mandarvi un grosso bacio, salutarvi, abbracciarvi forte 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 forte, dirvi che vi voglio tanto bene. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. Buonanotte.